Si sente di dire qualche cosa ai suoi cittadini in questo momento? Sì, l'unico invito che vorrei fare è quello di invitare la prudenza, di non abbassare la guardia, perché abbassare la guardia significa comunque dare spazio a possibili contagi. Noi a Motta di Livenza siamo un'isola abbastanza tranquilla per questo momento, perché siamo riusciti a bloccare la possibilità di contagio una settimana prima delle normative nazionali, perché abbiamo chiuso i parchi, abbiamo creato delle ordinanze ad hoc e questo ci ha portato in questo momento solo a 9 contagi, però ci sta un attimo a portare da 9 a numeri molto molto più grandi, quindi state a casa, limitatevi, le regole non sono fatte per ridurre la vostra identità, per ridurre la vostra personalità, ma per proteggervi. La casa non è un luogo di reclusione, ma è un luogo sicuro, sicuro dove stare. Un pericolo in questo momento sono i consigli di domicilio. Io quindi vi faccio l'invito di fare molta attenzione ai consigli di domicilio, perché tutti noi possiamo essere positivi e asintomatici e quindi poter, ad esempio, con il danaro che noi tocchiamo piuttosto che altre, infettare altre persone. Quindi attenzione, lo so che questo sarà il futuro, poi il consiglio di domicilio per almeno il futuro prossimo, però facciamo tutti attenzione e rimaniamo a casa.